Le puntate della promessa proseguono a gonfie vele e tutte le dinamiche sono in piena evoluzione. Iana e Pia si ritroveranno a vivere un momento molto delicato insieme, la cuoca sarà pronta a tutto pur di aiutarla. La promessa è la soap spagnola più seguita della televisione italiana. I telespettatori sono ormai entrati nel vivo di ogni dinamica e tutti i protagonisti hanno conquistato, chi più chi meno, l'affetto del pubblico. Quello che appassiona in modo travolgente riguarda Iana e Manuel. I due innamorati hanno messo in scena molti momenti dolcissimi che hanno emozionato tutti, ma cosa non funziona? Molteplici ostacoli non permettono a questo amore di poter sbocciare alla luce del sole. Questo è però uno dei punti che più di tutti incolla i telespettatori al piccolo schermo. Da anni ormai siamo a conoscenza del fatto che il pubblico si appassiona ai drammi sentimentali. Puntata dopo puntata diventa sempre più avvincente poter seguire le dinamiche e gli ostacoli dei protagonisti più amati. La promessa, cosa succede a Pia dopo il parto, l'arrivo di Iana. Nelle puntate precedenti Iana e Manuel hanno attenzionato ancora una volta i fan. La cuoca a malincuore ha deciso di lasciare il suo amato. Allontanarsi da lui è molto difficile, ma questa è al momento la scelta giusta da prendere. Manuel è innamoratissimo di Iana, ma la presenza della moglie Jimena complica ogni cosa. Anche quest'ultima è ormai sull'orlo della disperazione. Jimena le ha provate tutte per riconquistare il suo uomo, presentando anche un corteggiatore a Iana per allontanarla per sempre. Come accade nella vita reale però, i sentimenti non possono essere repressi. Quello che c'è tra i due protagonisti è vero ed intenso, nonostante la difficoltà nel poter stare insieme. Nelle puntate della prossima settimana Pia metterà alla luce uno splendido bimbo, ma le cose non andranno come previsto. La donna dopo quel momento si sentirà molto stanca e accuserà il colpo. Arriverà per questo Iana in soccorso, la cuoca si prenderà cura del neonato, provando a starle vicino in tutti i modi. Il travaglio di Pia è stato molto doloroso e per questo la donna dovrà rimettersi in forze in modo lento e graduale. Una volta portato il bimbo alla tenuta arriveranno a fargli visita anche Manuel e Jimena. Quest'ultima, dopo aver preso in braccio il piccolino, si spaventerà scappando via. Manuel a quel punto proverà in tutti i modi a tranquillizzarla. Il figlio in arrivo le permetterà di vivere un'esperienza indimenticabile. Come si metteranno le cose per i protagonisti della tenuta più seguita di Canale 5? Per non perdervi nemmeno un dettaglio, l'appuntamento è ogni pomeriggio con nuove ed appassionanti puntate.